tutti ragazzi, noi siamo le GMG Chefs e oggi insieme cucineremo i pretzel buns. Mi raccomando, lasciate subito un bel pollice in su e iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessun video di cucina. Gli ingredienti sono 340 g di farina 00, 185 g di acqua, 2 g di sale fino, 2 g di lievito di birra, 15 g di burro a temperatura ambiente e 30 g di bicarbonato. E infine un uovo per spennellare. Prendiamo la planetaria e inseriamo nella ciotola la farina. Il lievito. E il burro. E iniziamo a mescolare. Iniziamo a far andare. A questo punto iniziamo ad aggiungere l'acqua a filo. Continuiamo ad aggiungere l'acqua. Dopo aver ottenuto questo risultato, lasciamo andare per circa 2 minuti. Ottenuto questo composto, quindi liscio e omogeneo, aggiungiamo il sale. E lasciamo andare per altri 2 minuti. Aumentiamo la velocità da bassa a media. A questo punto togliamo il gancio e leviamo l'impasto. Trasferiamo il composto su un piano da lavoro. Stendiamo bene l'impasto. A questo punto dividiamo a tocchetti, 8. Quindi ognuno dovrebbe pesare circa 65 grammi. A questo punto creiamo delle pieghe in modo da rafforzare il composto. E creiamo delle palline. Posizioniamo i nostri pretzel sulla teglia e lasciamoli in forno, solo con luce accesa, a lievitare per circa 2 ore. Copriamo con degli strofinacci. Questo è il risultato dei pretzel dopo la lievitazione. A questo punto prendiamo un pentolino e versiamoci dell'acqua. Aggiungiamo il bicarbonato e alziamo la temperatura. A questo punto prendiamo un pretzel, lasciamo in acqua 30 secondi, 15 per ogni lato. Lo giriamo e lo lasciamo cuocere altri 15 secondi e continuiamo così per ogni pretzel. A questo punto lo prendiamo, lo scoliamo e lo lasciamo asciugare e li riponiamo distanziati sulla teglia.
i pretzel, creiamo un'incisione in questo modo. Dopo aver creato un'incisione, sbattiamo l'uovo. A questo punto spennelliamo su ogni superficie un po' d'uovo. Possiamo cuocere a forno preriscaldato statico a 220 gradi per 18 minuti. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo domenica prossima.